buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di protesi d'anca e per farlo siamo in collegamento da Roma con il dottor Matteo Papalia. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera a voi e vi ringrazio per l'invito. Che cos'è, dottore, una protesi d'anca? Allora, facciamo una premessa. L'anca è l'articolazione tra il femore e la cavità acetabolare del bacino. Quando questa articolazione è affetta da una patologia che ne compromette la funzionalità, causando un dolore invalidante, questa articolazione può essere sostituita con un'articolazione artificiale che ne ripristina il movimento risolvendo la sintomatologia dolorosa. Una protesi d'anca è composta da una componente metallica che viene impiantata nel bacino, il cotile, e una componente femorale che viene posizionata all'interno del canale femorale stesso e viene chiamata stella. Queste componenti sono formate in leghe di titanio e hanno un modulo di elasticità molto simile all'osso e quindi gli consentono di integrarsi appunto con l'osso stesso, potendo durare così per molti anni. Queste due componenti entrano in contatto tra loro mediante la testina che viene applicata sullo stelo e l'inserto acetabolare che viene applicato all'interno del cotile. Testina e inserto formano il cosiddetto accoppiamento della protesi, che può essere composto da materiali diversi e diversamente accoppiati fra loro. Avrete magari sentito parlare molte volte di una protesi in ceramica. Beh, diciamo, la protesi non è in ceramica, la protesi è in metallo. È l'accoppiamento che può essere in ceramica. Dottore, e come fa un paziente a capire che è arrivato il momento di rivolgersi all'ortopedico nel caso in cui abbia un problema all'anca? Beh, diciamo, come accennato prima, quando l'anca è affetta da una patologia che ne compromette la sua funzione, provocando al paziente una sintomatologia dolorosa e invalidante, resistente a trattamenti meno invasivi, questo paziente è candidato alla chirurgia protesica. La coxartrosi o artrosi dell'anca è la patologia più frequente, consiste in una degenerazione graduale della cartilagine articolare che porta successivamente a una vera e propria deformazione dei normali rapporti. Questa può essere primaria, causata da vecchiaia, obesità o particolari conformazioni dell'anca, oppure può essere secondaria a traumi, a patologie dell'accrescimento, come la displasia congenita dell'anca, oppure a patologie infiammatorie, come l'artrite reumatoide. I sintomi dell'artrosi dell'anca in genere sono sintomi molto chiari e inequivocabili. Inizialmente il dolore si manifesta all'indine. Spesso si irradia lungo la radice interna della coscia e arriva fino al ginocchio, tant'è vero che a volte inizialmente ci si può focalizzare sull'articolazione sbagliata e il paziente riferisce di lamentare un dolore al ginocchio, in realtà il problema nasce dell'anca. Il dolore inizialmente poi è un dolore che compare con il carico, con il movimento, facendo le scale, mentre nelle sue fasi più avanzate il paziente non riesce a riposare la notte proprio per la sintomatologia dolorosa e soprattutto inizia ad avere delle difficoltà nell'eseguire i normali gesti quotidiani. Tipicamente il paziente con il grave artrosi dell'anca è il paziente che non riesce ad allacciarsi le scarpe, a tagliarsi le unghie, a mettersi i calzini. Beh, quando è arrivato a questo stadio, diciamo che l'unica soluzione per lui è rivolgersi a un bravo ortopedico che possa operarlo e ridargli nuova vita. La diagnosi, oltre che clinica, naturalmente è radiografica, risonanza magnetica, TAC, sono degli esami che in rari casi richiederà lo specialista, ma in linea di massima un buon esame radiografico è sufficiente per porre l'indicazione all'intervento. Per quanto riguarda invece il recupero post-operatorio, mi interessava sapere, è lungo? Cosa si deve aspettare un paziente? Beh, diciamo che dopo l'intervento chirurgico è previsto un periodo più o meno lungo di riabilitazione. La sua variabilità dipende dalle caratteristiche del paziente. Diciamo in linea di massima, dopo un primo periodo in cui si devono utilizzare due bastoni canadesi, si passerà rapidamente ad un solo bastone canadese per poi camminare libero. Questo periodo può durare un mese nei pazienti più anziani, ma nei pazienti più giovani e allenati l'andatura corretta si recupera molto prima. E soprattutto rispetto al recente passato, la velocità del recupero si è accorciata sensibilmente grazie all'adozione dei protocolli fast track o fast recovery, come li vogliamo chiamare.
Bene, questa evoluzione nell'approccio al paziente avviene prima, durante e dopo l'intervento chirurgico, con l'esecuzione di un mix di procedure che iniziano nella fase di preospedalizzazione per ottimizzare le condizioni cliniche in previsione della chirurgia, per continuare poi in sala operatoria con l'evoluzione e la miglioria di terapie farmacologiche e soprattutto di una tecnica chirurgica sempre più minimo-invasiva, per poi concludersi nel post-operatorio dove i percorsi fisioterapici sono molto precoci e mirati alla riduzione del dolore. Tutto insieme di tutto questo non è altro che il famoso protocollo Fast Track o Fast Recovery, introdotto in chirurgia proprio per ridurre in maniera significativa l'impatto chirurgico dell'intervento e il dolore post-operatorio, quindi agevolare il paziente ad una mobilizzazione immediata e più veloce. Ci approfondisca il concetto appunto di intervento mini-invasivo per quanto riguarda la protesi dell'anca. Beh, diciamo che nell'ambito di una chirurgia protesica dell'anca, l'aggettivo mini-invasivo può essere adottato in due varianti diverse. La prima riguarda sicuramente l'accesso chirurgico. Utilizzando oggi un accesso anteriore mini-invasivo, siamo in grado di impiantare la nostra protesi senza dover staccare nessun muscolo dall'osso. Potete immaginare come questo porti degli enormi vantaggi. Tra cui principalmente una riduzione significativa del dolore post-operatorio e quindi un recupero molto più rapido. Il secondo aspetto della mini-invasività in chirurgia protesica dell'anca riguarda la protesi stessa. Oggi abbiamo a disposizione i cosiddetti stelicorti, ovvero delle protesi anca molto meno invasive, che consentono di risparmiare l'osso sano e come potete immaginare questo aspetto è molto importante, soprattutto nei pazienti più giovani, perché hanno un'elevata probabilità che in futuro dovranno cambiare la protesi, quindi più osso sano noi gli manteniamo e più ne avremo a disposizione in un futuro prossimo. Io la ringrazio, dottor Papalia, per aver fatto una panoramica così completa di quello che è l'intervento alla protesi d'anca e la ringrazio per essere stato in collegamento con noi questa sera. E Grazie a voi, arrivederci. grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.